Buonasera a tutti. Questa sera ci poniamo una domanda. Come conciliare il tempo del lavoro con il tempo della famiglia? Non è una do domanda che riguarda soltanto la sfera dei valori e degli affetti, perché comporta implicazioni di carattere professionale e contrattuale, scelte della politica amministrativa e poi soprattutto servizi. Tutti aspetti che sono stati affrontati nei giorni scorsi ad Abano Terme, nel Padovano alla conferenza delle regioni europee sul tema appunto della conciliazione famiglia-lavoro. E questa sera il nostro programma E20 si propone di offrirvi, in collaborazione con l'assessorato Veneto alle politiche sociali, alcuni contributi della lunga tre giorni che ha visto alternarsi posizioni e testimonianze di alcuni dei più qualificati, attivi e responsabili degli uffici e delle istituzioni europee. Pubbliche che si dedicano a questi temi. Sentiremo questa sera allora la sintesi di due interventi e la tavola rotonda conclusiva della Conferenza delle Regioni Europee di Abano Terme. Il primo intervento è quello del Vescovo di Aosta Giuseppe Anfossi, Presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita. Quello che vi proponiamo è il passaggio che riguarda il pensiero della Chiesa sul valore del lavoro, della famiglia e della conciliazione, appunto. Questo valore lo definisco in termini di bene: è un bene non esattamente soddisfazione individuale, ma un bene dell'individuo che entra in una comunicazione più grande, dunque un bene comune che suppone attenzione alle persone alla persona e alle sue relazioni nel contesto di vita in cui è. E dico subito che come Benedetto XVI ci suggerisce, in questo bene che è la conciliazione eh, c'è un posto per la giustizia con la contrattazione, ma c'è un, un posto da assegnare anche alla carità cioè alle qualità delle relazioni ma anche allo stato d'animo della persona, se ha o no un orientamento interiore aperto all'altro oppure ripiegato su se stesso. Il termine che viene subito dopo, valore della conciliazione, è conciliazione. La conciliazione non è una relazione negoziato un compromesso, ma parlare di conciliazione vuol dire parlare di relazioni, relazioni che collegano tra di loro e che danno un significato alle cose che vengono messe in relazione e in qualche modo negoziate. La parola che viene dopo, il valore della riconciliazione, è famiglia. Famiglia eh, Oggi assistiamo a un processo di assottigliazione di questa esperienza. E tutte le relazioni possono essere chiamate famiglia e nessuna relazione è famiglia. Si può andare anche verso una specie di sparizione di una consistenza e specificità di relazione, un mondo che possiamo chiamare anche vitale dove la persona nasce, dove riceve identità, riconoscimento, impara a assumere responsabilità, cosa che è meno vera nella famiglia di oggi e, e anche la famiglia è il luogo che introduce la persona nella società. Mi accontento di dire che la famiglia è indispensabile alla società e la protegge. La protegge da due possibili carenze estreme. Uno, l'individualismo che si affaccia anche in certi modi di vivere la famiglia moderna, quella che consuma servizi, quella che non ha vitalità e vita da consegnare agli altri ma che diventa un peso per la società. Oppure, all'estremo opposto, la perdita di identità in una forma di collettivismo. La, il termine seguente, dirò ancora qualche cosa a proposito della famiglia più avanti, è il lavoro. Io credo che siamo liberi ormai da una concezione di lavoro come dimensione di schiavitù. Molte persone, soprattutto semplici, parlano del lavoro come un male necessario. Male. Quindi vuol dire che la dimensione positiva del lavoro non è colta subito. Se però perdono il lavoro, immediatamente cambiano idee. Dunque c'è una specie di schiavitù, di pesantezza, della quale noi ci siamo un po' più liberati. È indubbiamente una ragione di sussistenza e anche di protezione della propria salute, ed è anche uno strumento attraverso il quale si provvede alla propria famiglia. Forse va messa in evidenza di più il lato spirituale del lavoro, il luogo nel quale si esprime se stessi, le proprie capacità, comprese quelle di amare un conto l'assistente sociale, un conto la donna che lavora in una fabbrica, ma anche i rapporti con le persone con cui si lavora, eh, possono essere presi in considerazione come una componente sana e positiva del lavoro. Come vescovo mi succede di tanto in tanto di visitare il carcere. E, è amarissima l'esperienza che si fa con i carcerati nel constatare che la perdita del lavoro, che vuol dire anche la perdita del tempo, non si sa più che cosa è notte, che cosa è giorno, la perdita delle relazioni che il lavoro può dare, è forse la punizione più disumana che noi possiamo dare ai carcerati. Togliere la dignità del lavoro. E questa, questo sta insieme degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro mi sembra che ponga anche un problema che nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, mi è toccato, al versetto 27, si pone la, una, un interlocutore di Gesù pone la domanda, e chi è il mio prossimo? E perdere la dimensione di prossimità, di fraternità, di solidarietà se volete o di partecipazione a costruire insieme attraverso il lavoro anche una società e comunque tutelare la propria dignità e quella degli altri senza tenere in considerazione subito la ricaduta sulla propria esistenza, sulla propria famiglia, sulla propria carriera e tutto quello che segue. Pone, mi sembra importante porre un problema sulla prossimità. Chi è il mio prossimo? Eh? Al versetto 37 c'è uno straniero, perché addirittura un levita e un sacerdote evitano di occuparsi di quest'uomo assalito dai briganti che è mezzo morto e giace sulla strada. Ma uno straniero, eh? un samaritano, si occupa di lui, lo porta all'albergo. E allora... L'interlocutore che aveva fatto la domanda adesso fa la risposta e dice chi è, ma forse è quello che ha avuto compassione di lui. Ecco, a me sembra che anche le riflessioni che noi possiamo fare sull'economia, oltre che sul lavoro, interrogano in che misura l'umano, quell'umano di cui parlavo all'inizio, che va al di là delle buone relazioni, delle buone prassi, anche... Di un rapporto corretto di persone che sono obbligate a vivere insieme, quanto gioca nella vita delle persone che lavorano la presa in carico, eh? come dicono i francesi, delle persone. La presa in carico delle persone, chi lavora con me. Hm? Però possiamo pensare all'esperienza del monachesimo, dove anche le persone un po' handicappate, deboli mentali, tutti trovavano un posto. E si pone dunque il problema davvero che il lavoro sia una possibilità offerta a tutti. Lo facciamo con delle cooperative, non so fino a che punto restituisce la totale dignità. Una riflessione più accurata si potrebbe ancora fare sul lavoro femminile e sulla casalinga, difendendo la dignità del lavoro della casalinga e provando a, a riflettere se non possa essere ripensato la legislazione attuale e anche il suo sostegno economico. Un secondo passaggio della lunga relazione del Presidente della conferenza episcopale della CEI sulla famiglia è quello conclusivo, su che cosa significa essere madre giovane nel contesto difficile di una eh, società complessa attraversata peraltro da un momento anche di crisi economica e non solo, al punto che Monsignor Anfossi sentiremo parla di coraggio. Cito ancora una volta il Papa, al numero 44, perché tocca il tema familiare. Dice è una, società, «è una necessità sociale e perfino economica proporre ancora alle nuove generazioni la bellezza della famiglia e del matrimonio, la rispondenza di queste istituzioni alle esigenze più profonde del cuore» quelle che io ho chiamato il livello della natura, dell'umanitas, dell'umano e della dignità della persona. Gli Stati sono chiamati a varare politiche che promuovono la centralità e l'integrità della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, vitale e prima cellula della società, e farsi carico dei suoi problemi economici, fiscali e nel rispetto della sua natura relazionale. Ecco, allora vado subito alla conclusione, poi voi avrete la possibilità di avere presto tutto il testo e leggerlo. Penso quanto sia importante mettere in evidenza i valori della famiglia, non soltanto quelli personali ma quelli sociali, quelli di relazione, al contrario i valori personali, di relazione con le persone all'interno dei valori familiari. Non dobbiamo cadere nel rischio di rendere la famiglia solo assistenziata, solo assicurata, solo aiutata. Dobbiamo lavorare per una promozione della famiglia come soggetto attivo, il quale ha bisogno però di studio, di solidarietà con altri, condivisione, di associazionismo e anche di strumenti politici. E voglio prima di terminare fare ancora un invito alle madri. A me eh, succede spesso nelle conferenze di percepire che le nonne, o comunque la mia generazione con i capelli bianchi, ha poca stima delle mamme giovani. Perché le nonne si sì, facevano sacrifici, si sacrificavano, erano delle donne eccezionali. Le ragazze di oggi invece no. È profondamente sbagliato ragionare così. Eh? E dobbiamo invece, noi che siamo più anziani, dare dei messaggi di molta fiducia, anche di molta stima, che i giovani facciano forza a se stessi. E poi non è vero, abbiamo delle donne coraggiosissime, è molto difficile oggi essere madre giovane. Comporre. Gli studi fatti, il perfezionamento della carriera, il lavoro, il mutuo da pagare, l'alloggio, i figli da portare a scuola, il, il lavoro di taxista, le assenze del marito. Cioè, eh, dobbiamo probabilmente, qui anche il senso eh, di questo intervento, essere molto più capaci di narrare la condizione, di leggere la condizione della coppia, della famiglia giovane per metterci nelle condizioni di aiutarle il più possibile quindi far fiducia alle nuove generazioni quindi ci sono state le madri coraggio dell'Argentina ci sono delle donne coraggio anche oggi, comprese quelle che mettono in mondo molti figli non consideriamo la fecondità consideriamola pure come un bene sociale e la, la famiglia eh, ho detto che è una bomba nella misura in cui supera il livello della richiesta affannosa di aiuto, però che una famiglia per qualche anno abbia bisogno di aiuto lo possiamo considerare come un fatto normale. Dunque c'è una novità cristiana da conoscere, se volete anche da purificare, come ha detto il Papa, e c'è un senso da dare alla, alla vita che viene dalla vita cristiana. La vita cristiana non è, non è una morale, la Chiesa non propone una morale propone un modo di vivere, uno stile di vita, è una scelta esistenziale la vita di una famiglia credente. Ci dobbiamo liberare da questo pregiudizio di vederla solo come una struttura che si giustifica sul piano etico. Allora, eh, ho tentato di affermare che la riconciliazione ha bisogno che in ogni caso l'uomo abbia una comprensione di sé molto profonda e molto ampia. E ancora una piccola citazione del Papa dice, il mondo moderno non sopporta il mistero, non tollera il grande mistero annunciato dalla lettera agli Efesini, cioè capitolo quinto, il matrimonio, e lo combatte dice probabilmente per il razionalismo è impensabile che Dio sia redentore, che sia lo sposo, lo sposo dell'umanità. L'uomo e la donna sposate dicono al mondo che Dio continua a amare, che Dio è presente, che vale la pena di vivere, non c'è mai una buona ragione per disperarsi o mollare un'altra persona nella sua miseria. E allora il mio invito è che la caduta degli ideali non avvenga, la perdita di valore e di senso non avvenga, ma per fare questo non basta fare delle affermazioni. Bisogna fare del lavoro, rileggere la vita degli sposi, come facciamo nella pastorale, raccontarla e leggere come la vita degli sposi giovani, delle coppie giovani di oggi. È piena non soltanto di quelle cose negative che raccontiamo talora nelle conferenze o sui giornali, ma è piena anche di promesse e forse anche di un volto nuovo da dare alla famiglia. Quello tracciato dal Presidente della CEI per la famiglia e la vita è il quadro antropologico fortemente contrassegnato nella cultura europea dal pensiero cristiano e per questo è stato chiamato alla conferenza delle regioni europee sul tema della conciliazione famiglia-lavoro tema che interpella fortemente in maniera particolare l'impresa e la voce dell'impresa è stata quella di Alberta Marniga, responsabile amministrativa e finanziaria di Euroacciai di Villa Carcina e responsabile del Comitato di Imprenditoria Femminile di Confindustria. Qual è il punto di vista degli imprenditori e soprattutto quali sono le condizioni che chiedono per conciliare lavoro ed esigenze della famiglia? Sentiamo. Il tema della conciliazione, del eh, de, 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 de conciliazione famiglia-lavoro non è un tema semplice. Eh, se ne parla moltissimo, se eh, voi pensate lo saprete quasi tutti meglio di me, ogni comune ha la propria commissione pari opportunità, ogni provincia, ogni regione. La Camera di Commercio, ogni Camera di Commercio ha il Comitato per eh, l'imprenditoria femminile, ma di fatto a mio parere manca un eh, progetto comune, una regia che metta a fattor comune il lavoro che tutti questi gruppi, e sono veramente una miriade, eh, eh, dibattono, dibattono e sviluppano que questi temi, ma di fatto manca appunto questa strategia comune con eh, questa eh, volontà eh, che porti davvero alla soluzione di questi temi perché se oggi siamo ancora qui a parlare di conciliazione famiglia-lavoro vuol dire che comunque il problema c'è e quindi eh, deve ancora essere risolto. Facendo un focus sulla roadmap eh, for equality e conciliazione possiamo dire che il favorire l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare è una delle priorità fissate nella roadmap per la parità tra donne e uomini elaborata dalla Commissione europea per gli anni 2006-2010. Le politiche di conciliazione, secondo la Commissione, aiutano ad entrare e a rimanere nel mercato del lavoro utilizzando l'intero potenziale della forza lavoro. Questo credo che possa considerarsi un punto fermo sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Nella roadmap si afferma che una risposta al declino demografico è costituita anche da un migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare, mediante strutture di custodia per l'infanzia più economiche e flessibili e grazie alla prestazione di servizi che rispondano alle esigenze di assistenza degli anziani e delle persone disabili. Non ci sono solo i bimbi piccoli. Va allora il più presto colmato, soprattutto con il ricorso al sostegno finanziario messo a disposizione dall'UE e dall'Unione Europea, così come anche chiesto appunto dalla Commissione europea nell'Hard Map per le parità, il deficit di servizi pubblici di assistenza che troppo spesso fa sì che anche ragazze di eccellenza si autoscludano dal mercato del lavoro per ragioni di cura. Eh, Un'attenzione particolare merita poi anche il tema del part time. Andrebbe incentivato il part time reversibile per un periodo di tempo limitato, utile a sostenere gli oneri di cura della famiglia. I disegni di legge, il numero 784, il 1405 e il 1718, l'esame della nona commissione lavoro del Senato, vanno in questa direzione, quando offrono la possibilità alle lavoratrici dipendenti in condizioni di accedere al congedo parentale di richiedere al datore di lavoro in alternativa la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, misurano superiore al 50% per un periodo massimo di un anno. Nel contempo, qui è previsto per lo stesso periodo, i datori di lavoro, eh, datori di lavoro sarebbero esonerati, secondo appunto questo disegno di legge, dall'obbligo di versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria, dovendo corrispondere alle lavoratrici a titolo di integrazione della retribuzione una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. È un primo passo, ma che secondo me va nella direzione che eh, dovrebbe essere eh, seguita. In definitiva eh, ciò che afferma Confindustria è che occorre sostenere le imprese nelle azioni dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di del lavoro delle donne. Promuoverne le iniziative anche se con carattere di sperimentalità, e qui lo dico, vedo che c'è anche il ministro Giovanardi. Io eh, questo lo sostengo eh, in maniera molto forte eh, perché la risposta del governo è sempre: non ci sono risorse, non ci sono soldi. Proviamo a farlo anche su piccoli eh, numeri, su ehm, un. Un, picco, un arco temporale eh, è limitato, però proviamo, come era stata fatta la detassazione dello straordinario per provare eh, come sperimentazione nel, nell'anno precedente, provi proviamo a fare anche delle sperimentazioni piccole. Io credo che quelle possono essere quantificate e magari non spaventare rispetto all'ammontare di risorse che sono necessarie per risolvere di fatto eh, questo problema premiare gli sforzi di tipo organizzativo che le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, compiono per dare risposta ai bisogni delle persone nel rispetto delle finalità proprie del fare impresa. Non è utile lasciare le imprese a se stesse, troppo spesso infatti sono le imprese a dover trovare le soluzioni in totale autonomia, con un limitato appoggio da parte delle istituzioni locali e dei servizi che spesso sono insufficienti rispetto alle esigenze del territorio e in molti casi sono organizzati in modo rigido. A giudizio degli imprenditori, vado verso la conclusione, è necessario approntare piani territoriali degli orari delle città in grado di agevolare la vita dei cittadini, creare una rete consolidata, il più possibile diffusa sul territorio, di servizi e di assistenza per familiari disabili e anziani, creare una rete consolidata di asili, nido e strutture per l'infanzia, prevedere sgravi contributivi per l'acquisto di strumenti tecnologici utili a favorire il telelavoro. Sviluppare un sistema intermodale dei trasporti, prevedere incentivi e sgravi contributivi per i sistemi di flessibilità, compreso il part time e di conciliazione aziendali. Il lavoro cambia con la stessa rapidità con cui si trasformano gli scenari della competitività globale, cambia anche il nostro modo di intendere la vita. La conciliazione dei tempi è una questione destinata ad assumere in futuro un'importanza sempre maggiore e una connotazione non più solo femminile. È dunque tempo di porre attenzione a strategie complessive di sviluppo utili a catalizzare processi di partecipazione delle popolazioni residenti alla vita lavorativa. Per dare avvio a questo tipo di strategie va dato inizio ad un processo di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione delle regioni attraverso la condivisione da parte delle regioni stesse di finalità comuni volte finalmente a modernizzare i sistemi di cura e di custodia secondo standard uniformi su tutto il territorio nazionale. Questo ci chiede l'Unione Europea quando fissa gli obiettivi di sviluppo da raggiungere, questo ci chiede il tempo che viviamo, sempre più proteso verso un sistema di competizione globalizzata. Grazie. A conclusione della conferenza delle regioni europee su conciliazione famiglia-lavoro, una tavola rotonda che ha messo insieme lavoro, politica e associazioni familiari. Un dibattito a più voci che vi proponiamo come sintesi dei lunghi lavori ma soprattutto come proposte concrete per tradurre in concreto tante buone intenzioni perché conciliare il tempo della famiglia con il tempo del lavoro può risultare possibile soltanto a patto che si creino condizioni contrattuali, normative, servizi alla persona che si investa almeno sulla scia dei paesi europei più avanzati come per esempio la Francia. Ecco allora punti di vista e proposte che arrivano da Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Stefano Valdegamberi, assessore veneto alle politiche sociali, l'europarlamentare Antonio Cancian, Giuseppe Barbaro, vicepresidente del Forum europeo delle associazioni familiari cattoliche, e dal sottosegretario con delega alla famiglia Carlo Giovanardi. Mi permetto. Quattro o cinque domande impertinenti per dare l'avvio alla tavola rotonda. Uh, la prima è, è una domanda sul tema, sul tema del valore lavoro, tema che è rimasto un po' come se fosse scontato nei nostri ragionamenti. Credo che valga la pena di ricordare che il nostro articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e non sulla famiglia. Quindi promuovere e difendere la famiglia, come, come associazioni familiari facciamo, come ricercatori, siamo consapevoli che la famiglia è come una sorta di spina dorsale del sistema paese. Senza la spina dorsale ci si affloscia. Ma la nostra cittadinanza è prima di tutto costruita sul lavoro, che è il primo luogo di patto di cittadinanza, di diritto dovere, diritto al lavoro e anche dovere di, di costruire il bene comune attraverso una cittadinanza attiva. È anche una condizione di dignità, di autonomia, di autosufficienza. Il disegno della Costituzione vede la cittadinanza come un progetto forte di cittadinanza attiva, che poi forse abbiamo anche un po' dimenticato dai tempi della partecipazione eroica e gloriosa, dai tempi dei decreti delegati dove i genitori si sono fiondati nelle scuole, oggi siamo in un periodo di grande stanca, di grande distanziamento. La partecipazione vive non tanto nella politica, ma vive in altri luoghi, vive magari nel volontariato, nell'azione positiva. E quindi questa è proprio una, una grande sfida di cittadinanza. La seconda domanda, un po' impertinente: allora la conciliazione non è come dire un optional. Non è, per fare, non è marketing sociale, non è un pezzetto della responsabilità sociale di impresa che aggiusta un po' l'identità dell'impresa nel suo posizionamento sul territorio, ma è un fattore cruciale e discriminante di quel luogo di incontro, di produzione del bene comune che è fare lavoro, che è fare impresa, che è fare organizzazione nel pubblico, nel privato, eccetera. La, la terza domanda impertinente è che questa operazione si fa attraverso la famiglia e non nonostante la famiglia. Cioè, troppo spesso è come se si sentisse dire sì, si lavora e però cioè, ci sono anche i carichi familiari. Invece, forse questo deve essere esplicitato come un valore, altrimenti è, è come se si lottasse contro un un inevitabile malessere del nostro sociale, come se l'ideale del, del, della presenza lavorativa sia quella del consacrato laico senza carichi di lavoro, eccetera. La vita del nostro, del nostro Paese è così, la vita di ogni Paese è così. Si costruisce la cittadinanza e il futuro del Paese dentro l'esperienza della vita privata quotidiana. Dentro l'esperienza della cittadinanza che fa politica, che fa impresa, che è generare lavoro, che è lavorare. Una quarta aspetto: l'Europa, la dimensione europea. La nostra Europa ha fatto l'Europa delle merci, ha fatto l'Europa dei lavoratori che possono girare dappertutto ed è diventata il lavoratore come merce che circola. Sta tentando di fare la politica estera, sta tentando di fare l'Europa unita degli eserciti, forse ci sarebbe anche la prospettiva di un'Europa politica. Ma l'Europa del sociale, l'Europa della cittadinanza, della famiglia, qual è? Come, come è definita? Spesso dall'Europa arrivano nel nostro Paese segnali di grande minaccia alla coesione e all'identità della famiglia, per come il nostro Paese l'ha elaborata anche nella carta costituzionale. E quindi, che cosa ci aspettiamo dall'Europa anche sulla partita conciliazione? Credo che la vera sfida a questo punto sia prima o poi, ma in tempi rapidi dalle buone pratiche passare al, al fare sistema, perché occorre come dire, una strategia di consolidamento, pensate a tutta la traiettoria della legge 285, grande laboratorio di promozione di reti, grande laboratorio di innovazione di progetto, che in molti casi è rimasta esaurita, in alcune buone esperienze è diventata servizio consolidato. Ecco, dovremmo riuscire su questa partita che è diventata fondamentale per la qualità di vita del nostro paese, per la qualità di vita delle famiglie. Dovremo riuscire a fare sistema. Con quali modalità? È una sfida che poi rilancerò rilancio al sottosegretario Giovanardi, al Ministro Sacconi. E a questo punto do la parola al padrone di casa. A, 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 all'assessore Valdegamberi che ha eh, l'impegno, credo, e l'onere a lui gradito di presentare un, un documento che ci fa uscire da un convegno non con la domanda che fare, ma con l'idea, come facciamo a fare queste cose, il che non è poco. Buongiorno a tutti, ho già avuto modo di evidenziare come economia, mondo dell'economia, mondo della produzione e famiglia non sono due... Con termini antitetici, anzi sono due fattori complementari fortemente interconnessi e non si può pensare a una corretta programmazione economica di un paese senza pensare a delle adeguate politiche familiari e, soprattutto, senza considerare il tema della conciliazione. E io credo che premetto che le politiche di conciliazione, e per la loro definizione, sono politiche che vanno a 360 gradi. Sono soprattutto un investimento culturale di mentalità che devono presupporre. Non bastano micro azioni, non basta un bando con qualche inter micro intervento. Occorre un'impostazione strutturale che vada a rivedere, partendo dai principi che, che mi pare condivisi, eh, che superano dove, meglio il principio generale, che ci dice che conciliazione casa lavoro è nell'interesse non solo della famiglia, non è una gentile elargizione, beneficio che si dà alla famiglia, ma diventa un, qualcosa, un investimento strategico che migliora non solo le condizioni della famiglia e quindi permette alla ripresa, al riequilibrio strutturale della popolazione che è uno dei gravi, dei gravi problemi su cui è mancata molto l'attenzione, soprattutto da parte del nostro paese. Altri paesi come la Francia invece, come è già stato detto, hanno posto ben in evidenza il valore strategico che ha la politica familiare. Significa quindi attraverso la conciliazione permettere la ripresa della natalità. Quindi il primo soggetto ad avere interesse della conciliazione è lo Stato. Oltre all'interesse dello Stato c'è l'interesse ovviamente della famiglia. E perché la famiglia riesce a migliorare il proprio stato di benessere, la famiglia grazie alla conciliazione può vivere in maniera più serena, si possono creare delle politiche che, che danno eh, magari maggiore tranquillità e serenità alla famiglia che oggigiorno tra l'altro è già molto eh, irrequieta, è già molto presa dalla frenesia perché eh, mancando anche una, questa attenzione diventa, il contesto familiare diventa ancora più problematico di quello che già è. Ma soprattutto, e vorrei rimarcare questo che molto spesso non viene messo in evidenza, è nell'interesse dell'impresa stessa. Non sono due fattori inconciliabili questi. Mentre noi finora abbiamo visto tutto in maniera contrapposta, dobbiamo veramente arrivare a fare una sintesi: quindi, tra interesse dello Stato, interesse dell'impresa e interesse della famiglia. Ciò premesso. Le raccomandazioni che noi abbiamo appunto stilato le, ehm, le leggo brevemente, sono dieci e un decalogo. Il primo punto è sostegno in cash and kind giuridico organizzativo a tutte le aziende e organizzazioni di lavoro che realizzano o intendono realizzare autonomi programmi di conciliazione famiglia lavoro. Cash in kind significa in termini sia monetari ma sia anche in termini di eh, servizi, in termini, in termini di facilitazioni. Punto 2. Realizzazione di interventi e servizi socio educativi di qualità per bambini 0-3 anni mediante sistema di risposta plurale e flessibile. Per questo c'è gli obiettivi di Lisbona, cioè la famiglia ha bisogno di un supporto, di essere supportata per svolgere appieno il proprio ruolo naturale. Quindi... Eh, Creare dei servizi che, che permettano e supportano adeguatamente la famiglia significa favorire, appunto, eh, lo svolgimento da parte della famiglia di questo ruolo naturale, tra cui c'è anche quello di generare figli e, quello, e quindi, ecco, ritorna il tema che abbiamo, che abbiamo prima evidenziato. E, faccio un breve cenno: nella nostra regione abbiamo negli ultimi anni differenziato diverse tipologie di servizi, abbiamo, eh, da noi. E gli obiettivi della 03 anni posti da Lisbona, 33% di copertura, ci stiamo avvicinando, siamo la prima regione insieme all'Emilia Romagna su questo, in termini di copertura, abbiamo negli ultimi anni anche offerto servizi innovativi tipo tag e nidi in famiglia, che stanno avendo molto successo, l'obiettivo è quindi è quello sempre di rafforzare il sistema della prima infanzia. Punto 3. Presa in carico dei familiari non autosufficienti mediante un sistema di risposte plurale e flessibile di servizi e agevolazioni in aziende. Questo è un tema molto importante. Di fronte a una popolazione che sta invecchiando c'è l'indice, l'aspettativa di non autosufficienza alla nascita che oggi è di 7 anni pro capite è destinata ad aumentare notevolmente e il numero delle persone anziane non autosufficienti sta aumentando sempre di più. Pensare di esternalizzare le risposte in strutture. Significa creare le condizioni per l'insostenibilità della spesa sociale, e sociosanitaria. Noi vogliamo che anche ruolo, la famiglia recuperi il proprio ruolo familiare, naturale, che è anche quello della solidarietà intergenerazionale. Ho già dato questo, ripeto, l'avevo già detto, un numero perché fa, fa da solo fa capire l'importanza di questo tema. Parlo della regione Veneto. 25.000 anziani nelle case di riposo, 470 milioni di euro. Ce ne sono molti di più, nello stesso stato di non autosufficienza presso le famiglie, nel bilancio regionale sono 60 milioni di euro. Cosa vuol dire questo? Che, che l'istituzionalizzazione costa e costa molt molto di più, quindi, investire verso la famiglia significa fare l'interesse dello Stato, in termini generali, delle regioni, dei comuni. Ecco, quindi, creare delle politiche dove la persona che lavora possa anche accudire, messa attraverso flessibilità del lavoro, attraverso dei sostegni anche economici a domicilio, non significa fare l'interesse famiglia, anche quello, e dare più maggior benessere all'anziano non autosufficiente cioè assistito a domicilio, ma significa soprattutto fare l'interesse del pubblico, delle, del, dello Stato, nel senso generale, quindi delle, della collettività. Quattro, riorganizzazione e potenziamento del sistema dei congedi genitoriali e di cura familiare per parenti in situazione di bisogno. Ecco, qui c'è già una normativa che si è già evoluta a livello nazionale negli ultimi anni, che, ed è anche questo un aspetto particolarmente importante. Cinque, sostegno a tutte le aziende che intendono riorganizzare il loro ambiente di lavoro, anche con l'aiuto di sistemi di audit famiglia-lavoro e certificazione dei programmi di conciliazione. E. E qui è l'intervento che riguarda le imprese, le aziende. Le aziende, eh, dicevo prima, che politiche di conciliazione non significa necessariamente politiche che portano dei costi per l'azienda. Eh, le ricerche dimostrano che chi ha attuato politiche intelligenti in questo settore ha creato un elemento aggiuntivo di competitività dell'impresa rispetto anche alla concorrenza alle altre imprese. Quindi occorre anche in questo ambito lavorativo a fare un'azione. E non solo informativa, insomma di ripresa consa di, di, di consapevolezza da parte delle imprese. Sostegno all'erogazione di servizi time saving e pacchetti famiglia da parte di aziende e organizzazioni di lavoro. 7. Sostegno al rientro in azienda e al mondo del lavoro, riqualificazione professionale dei lavoratori, lavoratrici, orientamento alla carriera, coaching, eccetera. Ecco, sono tutte misure queste che riguardano ovviamente il mondo del lavoro, perché eh, che al momento in cui una persona si assenta dal lavoro per accudire un proprio familiare oppure per rispondere appieno ai bisogni della famiglia, poi c'è il problema eh, del, anche del reinserimento nel mondo del lavoro. Non c'è solo quando si perde il lavoro perché si è licenziati, purtroppo come spesso accade in questi giorni, c'è anche il problema della del rientro a pieno titolo nel lavoro, nel contesto lavorativo, dopo aver avuto anche delle, delle situazioni familiari che hanno richiesto un impegno particolare e queste possono essere anche situazioni legate anche allo stato di salute proprio di qualche familiare. E quindi anche questo è un tema particolarmente importante che occorre, quindi le politiche che sotto il profilo della formazione e della cooperazione professionale devono favorire il rinserimento lavorativo. Sostegno alla spesa 8. Finalizzata la salute dei componenti della famiglia e in particolare la crescita dei figli, voucherizzazione dei servizi per la famiglia. Queste sono alcune esperienze che in qualche regione d'Italia sono già state fatte e un impegno a sostenere anche finanziariamente le aziende e l'organizzazione del lavoro che decidono di sussidiare la famiglia che spende denaro per la cura dei suoi componenti in ogni momento del suo ciclo di vita. 9. Sviluppo di piani locali e sociali di sviluppo e di progetto di conciliazione reticolati tra aziende dello stesso territorio. ecco Un'azione sinergica, territoriale, e, è necessaria, per non servono iniziative a spot, occorre che sia un'azione che possa mettere insieme anche eh, le aziende tra loro, le, le aziende nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. 10. Sostegno allo sviluppo di organizzazioni private del terzo settore che possono erogare servizi per la famiglia. Questo è un impegno a sostenere anche economicamente, giuridicamente e progettualmente tutte le organizzazioni del terzo settore, inclusa l'autorganizzazione delle famiglie, pensiamo qui al foro delle famiglie, che realizzano servizi di conciliazione famiglia-lavoro, supporto e impulso alla creazione di un nuovo settore di lavoro finalizzato alla conciliazione. Voglio ricordare che nel Veneto abbiamo da poco approvato, in questo in, a, a proposito, tal riguardo, i centri per la famiglia. Abbiamo approvato più di 20 centri per la famiglia che hanno lo scopo di favorire territorialmente essere dei fari di propulsori di, di, che stimolino appunto delle corrette politiche familiari e, e diventando punto di riferimento e di stimolo non solo per le, le e gli enti pubblici locali, i comuni, ma le province, ma soprattutto anche per il mondo dell'impresa. Ecco, poi non, entro, non vado a approfondire ulteriormente per non rubare ovviamente spazio e tempo, e sì, tempo a chi mi segue. Volevo semplicemente concludere con una considerazione. E noi spesso vediamo la famiglia come un soggetto destinatario di prestazioni, di servizi. E non lo vediamo mai come eh, invece nel, nel rapporto di sussidiarietà rispetto allo Stato. Io credo che c'è cioè un, un principio di sussidiarietà, è un principio importante, che è diventato un principio costituzionalmente riconosciuto e credo che se noi cominciassimo ad impostare le nostre politiche non eh, rivolte alla famiglia, ma insieme alla famiglia, rivalutando il valore di sussidiarietà e che ha la famiglia nei confronti delle istituzioni dello Stato, e se noi, noi riusciremo a raggiungere, a creare un effetto moltiplicatore anche delle risorse che, me, che mettiamo in campo, perché una serie, la funzione educativa e di far crescere i figli, e le, la funzione di, di solidarietà intergenazionale, la, la famiglia è anche il primo ammortizzatore, di ammortizzatore sociale che svolge la famiglia, queste funzioni qui. E dobbiamo far sì che la, fa la famiglia possa esprimerle al meglio, non possiamo esternalizzare questi compiti dalla famiglia, perché quando li esternalizziamo dalla famiglia creiamo costi aggiuntivi. Dobbiamo quindi cominciare a costruire risposte che partano dalla famiglia stessa, quindi considerarlo non semplicemente come spettatore, come destinatario di prestazioni, ma come attore coprotagonista insieme alle istituzioni. Una volta che noi riconosciamo questo ruolo alla famiglia, io credo anche in un momento di risorse scarse rispetto ai bisogni come quello attuale, riusciamo a eh, creare quell'effetto moltiplicatore di queste risorse che invece una istituzionalizzazione delle risposte allontanandolo queste, a, e, e rilegando il ruolo della famiglia a, a puro soggetto consumatore passivo e non si riuscirebbe a raggiungere quindi credo che soprattutto oggi riconoscere il principio di sussidiarietà diventa, diventa e quindi far sì che la famiglia non sia vista l'investimento familiare non sia visto semplicemente come un costo ma sia visto invece come un investimento e quindi considerare la famiglia come risorsa sia il presupposto per import, improntare una politica del welfare anche risposta ai bisogni sostenibile pure in contesto particolarmente difficile come quello finanziario, come quello economico in cui stiamo vivendo. Non ultimo, in questo contesto ovviamente eh, viene ricompresa anche, eh, anche la politica fiscale. Ecco, la politica fiscale è una leva importantissima. Il quoziente familiare è un, sarebbe un concreto riconoscimento di questo valore di sussidiarietà e sarebbe un concreto riconoscimento de, del valore che hanno i figli. Non può essere che un figlio in più, se è un valore per la collettività, come abbiamo detto in questi giorni, possa portare la famiglia a scendere sotto la soglia di povertà. Se è vero che è un valore collettivo, è, è giusto che la collettività riconosca questo valore e lo riconosca non solo come principio, ma anche nella sostanza. A questo punto cedo la parola all'onorevole Antonio Cancian, europarlamentare. E... Faccia un po' lui, di carne al fuoco ce n'è tanta. Eh, delle domande fatte io punterei un po' sulla prospettiva europea e sociale perché è quello un po' il tema che mi riguarda più da vicino. Però vorrei fare una premessa prima. Noi adesso stiamo ragionando tra due soggetti, il lavoro e la famiglia. Ma siamo tutti d'accordo su, co su, su, su cosa eh, intendiamo e, 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 su, e, e su ciò che vuol dire famiglia? Prima di tutto, perché io, che vivo da un po' di mesi in Europa, io credo che questa non sia una definizione come noi la intendiamo e come noi vorremmo che fosse. Quindi, eh, una prima riflessione che dobbiamo fare è la famiglia: cos'è la famiglia? Come la intendiamo? Ecco, io do la mia risposta ed è una risposta che intendo portare in tutte le sedi opportune, perché per me la famiglia è una famiglia naturale tra un uomo e una donna che procrea e che abbia la possibilità di interagire col mondo sociale attraverso una storia, una storia ben, ben nota e dove dentro ci sono, oh, ci sono delle realtà che convivono e che accettano e che dichiarano apertamente che prima di tutto nel nostro ragionare politico-sociale c'è la persona, una persona in quanto tale che deve, essere, che deve essere vista dal concepimento alla morte naturale. Io credo che questi, queste cose che sto dicendo, forse se le dico in Europa mi assaltano, cioè mi vengono, mi vengono fuori con i bazooka, e, e quindi allora. Già qui, già qui il primo problema c'è, è grosso, è molto grosso, è molto importante, che merita una riflessione. Quindi, io vedo che quando in Europa parliamo di economia ci mettiamo d'accordo, quando parliamo di infrastrutture ci mettiamo d'accordo, quando parliamo al di là dei litigi normali eccetera, quando affrontiamo un tema etico è meglio non affrontarlo, è meglio non affrontarlo. Vi porto solamente un esempio, quello del Crocifisso, così che mi sembrava una cosa seria per quanto riguarda la mia storia, poi so che, non, che tutti qua dentro forse non condivideranno, ma però io l'ho portata è al punto tale per cui bisogna, è stato necessario ritirarlo per non andare sotto nel, così nell'ordine dei numeri che si, si prefiguravano. Voglio dire, ecco l'Europa oggi dal punto di vista sociale la risposta è. Non c'è, non c'è, non c'è perché ci sono queste divisioni e ci sono divisioni molto forti al di là dei segni o al di là di quello che può apparire, quindi quando noi andiamo a parlare e andiamo oltre e parliamo di conciliazione eccetera ho paura che questa conciliazione tra soggetti, tra soggetti che non sono chiari alla fonte diventa anche molto difficoltoso farla. Se parliamo del lavoro, lavoro precario, lavoro che in questo periodo veramente ha eh, una sofferenza drammatica, una sofferenza drammatica, parliamo, parliamo, oggi c'è la Spagna che ha il semestre di presidenza che è oltre il 20% di disoccupazione, quindi la domanda, la domanda importante quando è venuto Zapatero a presentare il suo programma, è stata banale, ma questa al di là dei programmi futuri dei prossimi dieci anni perché parliamo della strategia Euro 2020, ma domani mattina domani mattina per cercare di, 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 di sopperire immediatamente a questo, cosa anticipi nel tuo programma? Quindi questo è il tema, è il tema fondamentale di oggi. Ecco, famiglia, lavoro. Per, per conciliarli ci dobbiamo anche. Capire cosa intendiamo e cosa vogliamo affinché questo, affinché questo tema che abbiamo oggi all'ordine del giorno venga visto nella giusta, nella giusta uh, misura. In Europa, se, poi io sono convinto, al di là di che qualcosa è stato detto uh, prima, però, io sono convinto che, nello scenario della, sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, la donna è la protagonista in assoluto e se la donna oggi in Europa. Il tasso di occupazione femminile, secondo il Trattato di Lisbona, entro il 2010 dovrebbe raggiungere il 60%. E ci siamo vicini, perché siamo al 57,2%, con capifila Danimarca e Svezia che guidano i 27 con il 70%. L'Italia presenta un tasso, purtroppo è stato detto anche prima, pari al 47%. Questi sono dati che sono importanti perché... Credo che eh, rispecchiano quella che è la nostra situazione oggi. L'Italia, con le regioni nostre del bacino mediterraneo europeo, ha questa cultura familistica, però non ha riscontri negli altri paesi del nord Europa che rispecchiano, rispecchiano altre, altre politiche e altri esempi alquanto diversi. La Norvegia. Che esiste dove esiste la legislazione più avanzata a tutela delle donne lavoratrici, tant'è che si è creata in Parlamento una commissione per i diritti degli uomini. Quindi credo che questo sia anche questo significativo. L'altro ragionamento che purtroppo non, 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 non devo saltare per cercare di stringere i miei, i miei dieci minuti. Io credo che l'aspetto preminente da non ignorare né sottovalutare. È come la disoccupazione femminile, l'anzianità della popolazione e basso tasso di natalità siano legati da una perniciosa relazione che ha effetti deleteri sull'economia, causando nel lungo periodo una situazione di ristagno. Poi abbiamo anche la disparità e il dualismo tra Nord e Sud, che è stato accennato abbondantemente prima, e non dimentichiamo che una delle più in, con una delle legislazioni più avanzate anche nel nostro mondo in materia di pari opportuni, or, opportunità rileviamo qua nel nostro Paese che ci sono anche ancora casi di discriminazione. Il recente libro bianco che il nostro Ministro del Welfare ci ha eh, sottoposto oh, mira e riporta le politiche del settore sotto la, uh, la vita buona delle, del, nella società attiva. Quindi propone questo rinascimento culturale per il sistema italiano che rappresenta e dovrebbe rappresentare una sfida epocale per la nostra comunità e per il sistema delle regioni. È stato detto anche prima dall'assessore, ma nel complesso queste forze vive in campo del nostro Paese che partono dalla famiglia, dal volontariato e dal non profit e dall'impresa e dalle istituzioni, ci deve essere questa gestione in rete per poter avviare questo rinascimento. È stato accennato sulle risorse. Le risorse avete parlato anche di fondi comunitari e di progetti che rispecchiano il pubblico e il privato, questa partnership che può essere messa in rete e può essere attivata. Ecco, io credo che il sociale possa essere frutto di un progetto, come realizzare un'opera infrastrutturale. Vorrei metterla quasi per fare un raffronto sullo stesso piano. Dove c'è un, un progetto importante e quindi un'idea, perché se non c'è l'idea casca il paico, dietro l'idea ci deve essere la compartecipazione dei soggetti che ho richiamato prima. E dentro questi soggetti, con la partecipazione del pubblico, ci deve essere accanto anche il privato con delle finalità ben precise. Queste sono le partnership e dove la comunità europea, attraverso le regioni o anche direttamente, può cercare di completare questi business plan che possono essere proposti attraverso questi progetti in questo settore, in questo modo io credo che possiamo mettere qualche concretezza su questo che prima ci ha descritto l'assessore perché sennò questa roba rischia di restare il libro dei sogni o qualche cosa come il cardinale Bagnasco l'altro giorno ha detto che ha un sogno importante, ecco, eh, che i cattolici e che il mondo che può portare qualcosa di più su questa storia e sulla stessa entità della famiglia, eh, diciamo, possa essere realizzato. Io credo di mettermi a disposizione per questa rete ed essere un anello di questa rete per poter far sì che il cerchio si chiuda. Grazie. Diamo ora la parola alla dottoressa Alessandra Servitori, Servitori, che è consigliere nazionale di parità presso il Ministero del Welfare. Quindi un ruolo che a livello nazionale eh, sta sicuramente sulla, sulla partita di cui, oggi, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Grazie. Il mio incipit è questo. Io sono d'accordo con l'Europarlamentare, eh, che appunto eh, rappresenta in questa sede anche la Regione Veneto, e perché noi dobbiamo essere consapevoli che, che noi come Italia eh, abbiamo cercato di dare un'anima anche sociale a questa a quest Europa, ma abbiamo fatto e abbiamo purtroppo fallito in quanto le nostre tradizioni cristiane eh, non hanno trovato il giusto posto all'interno della Costituzione europea. Quindi noi io credo che comunque dovendo insistere su, questa, diciamo, su queste nostre tradizioni, su questo nostro valore, no? eh, la nostra tradizione tradizione religiosa che appunto dovrebbe essere anche questa l'ispirazione per l'Europa. Eh, potrebbe in questo momento anche nell'ambito proprio della condivisione, lascerei un pochettino sedimentare la parola conciliazione fortemente abusata, ma proprio invece condivisione anche di alcuni strumenti che noi possiamo individuare, potrebbero dare anche, come posso dire, una spinta anche a quella che è la dinamica delle politiche europee, perché ci lasciamo alle spalle 2010, stiamo riposizionando adesso la prossima, diciamo, la prossima roadmap, per europea facendo una verifica di quello che abbiamo raggiunto o meno su Lisbona e gli obiettivi di Lisbona 2010 e abbiamo fatto una fatica terribile per esempio a portare a casa in maniera concorde partecipata dividendo le responsabilità rispetto alle direttive una per tutte quella sui congedi parentali quella europea e anche quella sulle lavoratrici autonome. Abbiamo veramente fatto fatica. Allora io credo che, fatto fatica perché è stata lenta, perché la trattativa era veramente da sfinimento, perché tutti, naturalmente i 27 paesi portavano quelli che erano i loro diciamo, indici e strutture di welfare, Ognuno dei 27 Paesi è figlio della sua storia, quindi trovare punti di convergenza anche in un, in un contributo che noi possiamo dare a livello europeo sulle norme, sulle direttive, sugli orientamenti, io credo che noi dobbiamo eh, ognuno dare la propria disponibilità per contribuire, io lo do come Consigliere Nazionale di Parità per costruire insieme un modello di sussidiarietà. Credo di avere la fortuna anche di essere un'attenta lettrice e vengo ispirata spesso da quelli che sono gli studi del professor Donati, che non solo è, siamo concittadini ma credo che sia la persona più lungimirante, più lucida nell'avere già prefigurato in tempi come posso dire che non sono recenti un modello e una sorta di responsabilità no? di un profilo giuridico che possono avere invece che può e deve avere la famiglia perché è inutile che ci diciamo sempre che la famiglia è sussidiaria rispetto al modello sociale quando poi non riconosciamo la famiglia. No? Questo, profilo, questo profilo e questo potere. Cominciamo anche a, a, a dare anche delle, dei significati alle, alle parole. Quindi io credo che da una parte abbiamo il pubblico e il privato, eh, quindi le risorse pubbliche, le risorse del terzo settore, le risorse delle associazioni familiari. Cominciamo anche a capire quali sono i partners con cui noi possiamo invocare questa strada. Dall'altra parte abbiamo un programma molto dignitoso, molto dignitoso, molto robusto che non c'è mai stato, non c'è mai stato un piano appunto che ha come prospettiva il 2020, il piano Sacconi-Carfagna-Sacconi-Gelmini, non, non, non dimentichiamoci mai che è un pezzo fondamentale di quel piano lì eh, per le politiche eh, di diciamo, incentivazione alle politiche del welfare, dentro ci sta lavoro e anche famiglia e anche una grandissima impostazione di sussidiarietà, Ah, eh, in effetti porta in, in sé una sorta di, eh, come posso dire, di prospettiva, prospettiva, di lungo periodo, perché 2020 siamo al 2010, abbiamo dieci anni. Abbiamo dieci anni davanti, abbiamo un collegato al lavoro, licenziato in queste ore alla Camera, sarà licenziato in questo, prossimamente al Senato. Che in un emendamento fondamentale, cosa fa? Recupera. Il piano Prodi, diciamo così, il decreto legislativo Prodi, il 274, recupera sul versante della delega all'occupazione femminile, all'occupazione per un per, eh, per nuovo anche assetto dello Stato sociale, proprio legato all'occupazione femminile in quanto valore aggiunto all'interno del mercato del lavoro. E consegna una delega, una proroga della delega di 24 mesi. Quindi abbiamo tempo. Abbiamo proposte, abbiamo le vostre dieci proposte, abbiamo il piano Sacconi-Gelmini-Gelmini-Sacconi-Sacconi-Carfagna-Sacconi-Gelmini, bisogna cercare di capire a livello nazionale come procediamo sul versante delle politiche nazionali e come realizziamo il vero decentramento eh, delle funzioni, quel rapporto di sussidiarietà che ci deve essere tra appunto il governo centrale, le scelte di politica nazionali e quello che viene delegato o per concorrenza o per ruolo esclusivo alle regioni e agli enti locali. Anche questa è una partita con la quale noi dobbiamo eh, fare eh, i conti. Quindi una vera e propria programmazione di sussidiarietà tra i livelli dello Stato. E dobbiamo mettere mano a un sistema di accreditamento vero, credo che noi dovremmo quindi consegnare a un sistema scientifico, universitario o comunque io lancio anche un, un appello, visto che abbiamo i professor Donati in prima fila, ad un'assunzione, come posso dire, proprio di individuazione di un modello di, eh, che peraltro poi peraltro condividiamo da tanto tempo no? come, come obiettivo. Eh, abbiamo i sindacati, abbiamo sentito la collega della CISL eh, dire quanto nella programmazione dei sindacati questo è uno degli elementi no? eh, prioritari. Quindi, abbiamo eh, comunque una. Adesso abbiamo eh, rinnovato alcuni contratti fondamentali. Andatevi a leggere il contratto dei metalmeccanici, quello degli alimentaristi, quello dei tessili, per esempio. Io ho una vecchia. Passione di contrattualista e andrete a vedere che all'interno di questi rinnovi dei contratti c'è anche una parte consegnata alle politiche del welfare. Quindi con fondi che possono essere certo trovare anche la strada dei fondi bilaterali, ma dico anche che i fondi bilaterali in Emilia Romagna li abbiamo fatti viaggiare per le piccole imprese. Hanno dato moltissimo aiuto al sostegno al reddito delle famiglie nel momento in cui non c'erano più commesse al sistema artigianale, ce lo siamo inventato negli anni anni 80 ha funzionato benissimo, l'abbiamo sperimentato sul versante della una specie di cassa integrazione nei momenti in cui non c'erano commesse adesso l'abbiamo sperimentato sul versante della formazione, sperimentiamolo all'interno delle piccole imprese come sostegno nei, nei periodi di maternità eh, sperimentiamo quindi eh, una sorta di, come posso dire, accordo eh, di cooperazione strategica eh, un modello eh, di conciliazione famiglia-lavoro nelle, nelle piccole e medie imprese, un welfare aziendale, come lo chiama il professor Donati, eh, che, tenga, che abbia all'interno di questo modello la politica del personale che naturalmente si fa carico del welfare aziendale per la famiglia, perché questo è, la, questo è il futuro. Saranno le aziende che, che, che capiranno quanto conviene offrire pacchetti di servizi per i propri dipendenti all'interno del territorio conversionarsi con sistemi a voucher per garantire anche la presenza, la fedeltà, la fidabilità che naturalmente si tramuta anche in maggiore produttività. No, voi avete dieci punti. Noi come consigliere di parità abbiamo lanciato non più di un mese fa, insieme a Sodalitas e al Ministero del Lavoro, il Ministero delle Pari Opportunità, dieci punti, guardate, sembriamo... Eh... Ispirati entrambi dalla stessa vis, dalla stessa forza. Dieci, punto, dieci carta, punti: carta delle pari opportunità nelle aziende. Io credo che noi dobbiamo, eh, noi dobbiamo eh, applicare i vostri dieci punti e i nostri dieci punti, che guardate sono esattamente uguali, esattamente simili. Se li sovrapponiamo, se ci troviamo non dico oggi che dobbiamo ascoltare il nostro ministro, ma ci troviamo nei giorni prossimi, vedrete che coincidenza c'è. Tra le vostre richieste e le, e le richieste che abbiamo fatto, io credo che abbiamo il tempo, appunto, 24 mesi, perché il collegato al lavoro ci dà questo. Abbiamo 24 mesi per fare una programmazione nazionale, per fare dei moduli, delle sperimentazioni sui piani di zona, perché pensiamo che è lì il livello dove si contrattano i servizi e dove c'è l'accreditamento dei servizi. Non pensiamo a fare osservatori vari, sparsi. Per favore, il ministro, il, alle consiglie di parità è stato dato il compito di. Eh, cioè, Raccogliere le buone prassi in materia non solo di conciliazione giudiziaria nel momento della discriminazione, ma soprattutto le nuove prassi in materia di conciliazione. Nuove prassi all'interno dell'azienda. Quindi noi siamo naturalmente assolutamente disponibili per un lavoro eh, di affiancamento. Lo stiamo facendo con Sodalitas, lo stiamo facendo con una serie di altri interlocutori. Ci auguriamo di poterlo fare anche con eh, assolutamente con eh, il. Il, anche il, in questo caso la CISLE che ha lanciato l'idea di raccogliere, osservare insieme all'IMS. Noi già lavoriamo con, con l'Inps sui dati sulla cassa integrazione, i dati eh, per esempio sulla cessazione di attività. Ecco, dobbiamo forse, e questo non è buonismo e non è neanche un finto atto di umiltà, è una responsabilizzazione che mi assumo: eh, cedere un po' della nostra presunzione di sovranità. Eh, rispetto alle cose, pensare che noi siamo i meglio, che siamo no, noi ci dobbiamo, eh, per il bene comune che io qui ho sentito richiamare, probabilmente fare uno sforzo di fare un'accordata, perché in questo momento, nel quale tutte le risorse vengono dirottate sugli ammortizzatori sociali, credo che uscire da un convegno come questo, con una sorta di roadmap nostra condivisa, impegni piccoli ma che come posso dire, eh, possono essere verificati a breve tempo, eh, credo che possa essere un grandissimo risultato. Per quello che rappresento, eh, quindi la rete delle consigliere di parità e la consigliera nazionale di parità, c'è la mia totale disponibilità e l'impegno non solo a dire, ma a fare come eh, il Presidente prima mi sibilava nelle orecchie. Bisogna fare, bisogna fare, facciamo ringrazio la dottoressa Servidori ha richiamato due dimensioni che nel nostro convegno abbiamo sentito molto la responsabilità diffusa su tutti i livelli della pubblica amministrazione abbiamo sentito storie di un comune abbiamo sentito storie di una provincia autonoma una regione il governo è addirittura seduto a questo tavolo insomma questo certamente investe tutti su questa cordata con la famiglia al centro sulla partita lavoro e su tutto e l'altro è la responsabilità a tutti gli attori, aziende, patti territoriali aziende, sindacati i lavoratori, famiglie, terzo settore, il settore pubblico dentro questa rete, insomma c'è spazio di responsabilità per tutti e forse un angolino dove questo tipo di attenzione e di osservazione andrà fatta è, è proprio l'osservatorio nazionale sulle politiche familiari, presieduto dal sottosegretario Giovanardi e di cui il professor Donati è eh, direttore del comitato scientifico. Eh, abbiamo, ci siamo riuniti il 21 ottobre per la prima volta dopo un lungo periodo di attesa, ma quello è uno spazio importante perché vengono rappresentati tanti soggetti che hanno responsabilità esplicite, quindi da lì probabilmente anche con altri interlocutori avremo occasione di, di dialogo. Do la parola all'amico Giuseppe Barbaro, che eh, ha un doppio compito: deve parlare in quanto vicepresidente della Federazione Europea delle Associazioni Familiari Cattoliche e deve parlare anche nella sua qualità di vicepresidente del Forum delle Associazioni Nazionali, dando voce un po' alle nostre famiglie in Italia e, e, e al tipo di lavoro che si può fare da qui all'Europa. Insomma, vedi tu. Io sono contento eh, di questo convegno, delle cose che sono venute fuori. Della ricchezza dei contributi, della ricchezza delle presenze, eh, dei temi che sono stati trattati e del modo come sono stati trattati. Detto questo, e nel ringraziare l'organizzazione, l'osservatorio, il comitato scientifico, in particolar modo Francesco Gallo, poi vi dico che anche sono un po' preoccupato. Noi dobbiamo, io non mi esimo dal ruolo di mettere un po' di pepe nella nostra tavola rotonda e ho il dovere di motivare perché sono preoccupato. Perché la preoccupazione nasce dal fatto che non vorrei che cedessimo alla tentazione di dare un riconoscimento formalmente corretto alla famiglia e poi di non riconoscerne sostanzialmente il ruolo e le funzioni, laddove il ruolo e funzioni della famiglia si riconoscono, laddove ci sono dei provvedimenti legislativi e amministrativi che questo ruolo e questa funzione riconoscono e rendono effettiva. Noi contiamo molto, lo dico perché l'ha tirato fuori Francesco Belletti adesso, sulla, eh, sul compito e sul servizio che rende l'osservatorio per le buone pratiche che riesce a individuare e sul ruolo e l'amicizia che noi sappiamo ha il sottosegretario Giovanardi e l'attenzione che ha nei confronti della famiglia. Ma ciò non di meno, allo Stato noi rileviamo alcune criticità. E rileviamo queste criticità, badate bene, non perché vogliamo fare le pulci a qualcuno, ma perché sono il presupposto necessario per poter poi trovare le soluzioni a queste criticità. Quindi il nostro atteggiamento come associazionismo è un atteggiamento assolutamente costruttivo nel superamento delle difficoltà e nella realizzazione di alcuni progetti. Perché se noi sentiamo parlare. Eh, che è la del, del ruolo della famiglia come il principale ammortizzatore sociale. In quest'ultima crisi, fa le famiglie hanno svolto un ruolo fondamentale nell'affrontare e rendere meno drammatica la crisi economico-finanziaria del nostro Paese. Però quando si tratta poi di finanziare eh, gli ammortizzatori sociali, ci si dimentica di finanziare l'ammortizzatore sociale per eccellenza, che è la famiglia. Si riconosce l'importanza. Si riconosce l'importanza e, eh, e la responsabilità sociale che si assume la famiglia nel portare avanti eh, i propri membri, quelli che chiamiamo i carichi familiari, e poi a livello fiscale non riusciamo a fare una riforma, seppure eh, portata avanti step by step, perché questi carichi familiari vengano, eh, come dire, sostenuti nella loro responsabilità. Venendo al tema che abbiamo trattato in questi giorni, si parla di conciliazione tra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia e poi ci si dimentica di dire che la vera sussidiarietà in questo contesto è quella che coinvolge le famiglie e le loro associazioni non solo eh, come Percettori di questi servizi, o addirittura, come leggevamo, nei dieci impegni che sono stati assunti, da ultimo come coloro i quali possono offrire dei servizi, ma anche nella ideazione dei servizi di conciliazione. Io non l'ho sentita dire questa cosa. Le famiglie e le loro associazioni vogliono poter usufruire di questi servizi, vogliono poterli fornire laddove è possibile e dove ne siano capaci, ma vogliono anche stabilire la progettazione dei servizi, vogliono essere protagonisti di questa progettazione e poi ancora vogliono essere coloro i quali vanno anche a verificare che questi servizi abbiano raggiunto gli scopi per i quali sono stati pensati e ideati. Questa significa, secondo noi, fare vera sussidiarietà. Allora le dobbiamo chiamare, dobbiamo dire come si fanno queste cose. Non basta dire che vogliamo essere sussidiari. Allora noi abbiamo, siamo qui, eh, l'ho detto, siamo in, in un atteggiamento assolutamente costruttivo e in questo vogliamo, lo dimostriamo, essendo qui con voi oggi, ci sono tantissime persone in rappresentanza dell'associazionismo familiare in questo convegno e vogliamo essere, siamo pronti a contribuire su tutti i tavoli, in tutte le occasioni per dare il contributo della nostra esperienza e del nostro vissuto. E passo subito a una riflessione sul, sull'assetto europeo. Se in Italia il rischio è che appunto si dia un riconoscimento formale e che poi manchi ancora quello scatto forte alla traduzione, alla declinazione di una convinzione in provvedimenti legislativi, in Europa la cosa è davvero drammatica. Mi pare che sia stato detto bene qui prima di me: è drammatica perché in Europa la famiglia non è vista per niente. Si tratta l'argomento della conciliazione dei tempi del lavoro e poi tra virgolette tempi della famiglia, viene trattato ed è un tema di approfondimento e di lavoro a livello europeo perché non entra mai in discussione la, la definizione di famiglia e si parla di demografia anche lì perché è un tema che non parte mai dalla definizione del concetto di famiglia e dobbiamo dire che a livello europeo invece sono assolutamente presenti in maniera massiccia e eh, motivata lobby di eh, associazioni che fanno capo giustamente a dei parlamentari per portare avanti delle iniziative che apparentemente sembrano non toccare il tema della famiglia che voi sapete tutti è una competenza devoluta riservata alla competenza degli stati membri ma che di fatto poi vanno a incidere su temi che sono invece temi sensibili per la famiglia. Voi sapete che circa il 70% dei provvedimenti legislativi del Parlamento italiano sono di recepimento di direttive e risoluzioni che vengono dal Parlamento europeo. Eppure sembra che noi siamo distratti su questo, su questo fatto. Allora che significa? Anche qui mi limito a fare soltanto una critica astratta o proponiamo dei correttivi, facciamo delle proposte? Bene, le proposte ci sono da domani perché è in questi termini. Mettiamo in campo un lavoro con tutti quelli che ci stanno di monitoraggio di tutto l'associazionismo familiare in Europa per arrivare all'organizzazione di un convegno nel maggio. 2011, in cui andiamo a, so, a realizzare, a dare atto della realizzazione di un network europeo dell'associazionismo familiare. Questo progetto consentirà di rafforzare anche una sensibilità che in questo momento è assai diffusa ma frammentata all'interno de, de, dei paesi europei e che contribuirà, ritengo, appunto a eh, portare al centro tra i temi europei il tema della famiglia. Eh, noi non dimentichiamo una questione di giustizia assoluta che che deve essere sanata e di cui sono ancora sorpreso che il nostro paese non abbia uno scandalo pubblico che è quello dell'equità fiscale. Cioè noi abbiamo un meccanismo fiscale che è scandaloso nei confronti delle famiglie con figli e ne parliamo adesso perché strumentalmente ci si rende conto che senza nuove generazioni non c'è futuro per il paese, ma le nostre famiglie lo sanno da sempre che senza figli non c'è futuro e le famiglie che investono sulle nuove generazioni del nostro paese stanno pagando da anni anni un aggravio fiscale, un esoso aggravio fiscale che toglie ai poveri per dare ad altri ed è un meccanismo di robin hood alla rovescia di cui le famiglie sono Vittime da troppi anni e, per que e questo per noi è insostenibile. Quindi metteremo sulla scrivania l'avvertenza europea, metteremo sulla scrivania la collaborazione a questo sistema di conciliazione e metteremo sulla scrivania del governo anche questo tema che non può più essere abbandonato. Pretendiamo che eh, il, un governo che ha messo nel suo programma di, di governo il tema del quoziente familiare entro la legislatura, ma direi entro l'anno, dia segnali concreti spostando risorse per sanare un'ingiustizia. Non si tratta di chiedere qualcosa di nuovo. Si tratta di rendere equo a misura di famiglia il sistema fiscale. Il confronto con gli altri paesi europei dimostra da anni che il nostro sistema non è, eh, non è poco premiante, è iniquo e questo per noi è ormai è diventato inaccettabile. Poi sappiamo bene che ci sono diversi criteri da tenere in conto. Primo, la sostenibilità finanziaria. Secondo, i criteri di equità di un sistema fiscale. Il nostro paese si confronta con tre ingiustizie. La prima è l'ingiustizia tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Il nostro sistema non riesce a controllare evasione e elusione fiscale, e su questo ci aspettiamo che il ministro Tremonti continui il buon lavoro che fa nel tentativo di emersione del lavoro fiscale. La seconda questione riguarda l'equità verticale, cioè che i ricchi paghino di più dei poveri, e questo, anche questo dovremmo garantirlo. Forse l'idea di semplificazione radicale delle aliquote non corrisponde a questo criterio, ma su questo il Ministro Tremonti presiderà. E il terzo criterio è che una famiglia con 5 o 6 persone non paghi lo stesso fisco a parità di reddito di una famiglia con 2 persone. E su questo il Ministro Tremonti non lo vuole custodire, glielo faremo custodire noi. Quindi consegno questo mandato al, mio, al Sottosegretario Giovanardi, che peraltro è assolutamente D'accordo con noi e eh, quindi eh, sarà ancora più convinto nel rappresentare dentro il governo che il forum ha già scaldato i motori e che per il sistema Italia non, non prendere in considerazione questo, questo, questo nodo come una priorità assoluta del sistema Italia è troppo rischioso. Adesso, oltre a tutto il resto, a lei la parola. Cercherò di fare una sintesi. Partendo vedo Donati, lo sfrutto lui come presidente del Comitato Scientifico, portando è una fattispecie di ieri. Ne ha parlato il Carlino a venire perché ho fatto un commento. Il giudice del Tribunale di Milano ha stabilito che in fatti specie, siamo nell'attualità, eh, eh, due signore conviventi che hanno avuto due figli attraverso l'inseminazione artificiale di una delle due da parte di un omosessuale convivente con un altro uomo, si sono litigate fra di loro, si sono divise. Eh, quella che è stata inseminata ha tenuto i due bambini, l'altra ha fatto un'istanza al Tribunale dei Minorenni per l'affido condiviso dei bambini. Il Tribunale dei Minorenni ha dichiarato inammissibile questa istanza e fin qui io ho detto non avrei voluto essere nei panni del giudice che doveva decidere questo caso. No? Però il giudice ha aggiunto che eh, la situazione in cui questi due bambini si trovano è una situazione di normalità perché questi due bambini sono all'interno di una famiglia. Ecco. Allora, lasciamo stare le questioni ho detto, che confliggono col buonsenso, ma la reversibilità, per esempio, di dov'è? C'è gli istituti che noi abbiamo immaginato tipo la reversibilità. I congedi parentali chi vanno? All'inseminatore, a quello che vive, a quella che convive con lei, alla, alla nuova donna che convive con questa donna. Eh, ragazzi, quando si parla d'Europa si parla anche di questo. Eh? Allora, io qualche volta mi metto a riflettere. Eh? Quando noi parliamo di politiche familiari, qual è, Cancian l'ha già detto, il soggetto a cui ci rivolgiamo. Faccio un altro esempio, perché anche questa è l'attualità. Regione Emilia-Romagna e Firenze dicono: Ok, principio generale: noi eh, in tutti gli accessi ai contributi pubblici privilegiamo chi vive in coppia. Ma poi ti spiegano, la coppia può essere uomo-donna, può essere uomo-uomo, possono essere anche due studenti che si dividono le spese. Allora io mi domando, ma come? La Costituzione, articolo 3, dice che siamo tutti uguali, 60 milioni di italiani hanno gli stessi diritti, per scendere dalla razza, dal reddito, dalle opinioni politiche. Allora qualcuno mi dovrebbe spiegare perché l'anziano che vive solo, magari malato, ha meno diritti di due studenti che vivono assieme perché si dividono le spese. E perché il pubblico dovrebbe privilegiare Attenzione. È chiaro che la Costituzione fa una discriminazione, la fa perché dice siamo tutti uguali, articolo 3. Però all'articolo eh, 31 e all'articolo 28 dice che si fa un'eccezione, la famiglia come società naturale fondata il suo matrimonio. E poi dice quella famiglia va anche agevolata nella sua formazione e nel suo mantenimento. Perché se Invece scardiniamo quel principio costituzionale, noi ci troviamo nella situazione, quando si parla di famiglia, di dover intervenire sui 60 milioni di, di italiani, quelli sposati, quelli non sposati, quelli accompagnati, quelli soli, quelli anziani, quelli che sono bambini. Eh, allora mh, noi chiudiamo bottega, dottor Marino è il capo del Dipartimento, perché il Dipartimento Famiglia va abrogato, perché già eh, c'è il Ministero dell'Economia, cioè, ci sono già... Il governo nel suo complesso che si fa carico dell'esistenza e delle problematiche di 60 milioni di italiani. Allora, c'è una specificità o non c'è una specificità nelle politiche familiari? Qual è il soggetto delle politiche familiari? Dove vanno allocate le risorse? Guardate, io vengo anche al pratico, vi faccio due esempi. L'abbiamo detto anche l'altro giorno nella prima riunione della Commissione. Noi adesso sta parlando in questi giorni eh, questa campagna promozionale, noi avevamo 16 milioni di euro. Perché il nostro bilancio è circa 150 milioni di euro, non siamo ricchi come le regioni a cui sono state trasferite giustamente tutte le risorse con le nuove competenze. Quindi quei pochi, eh, purtroppo noi. No, guarda, eh, tutto il Dipartimento Famiglia, eh, tanto per dirvi, a circa 150 milioni di euro, 100 li trasferiamo alle regioni per gli asili nido, 100, più della metà di quello che abbiamo. Ne rimangono 16 per quel fondo che vi dicevo per i prestiti, per i nuovi nati altri vanno per il premio famiglia sono circa dieci, il funzionamento della commissione delle elezioni internazionali le due commissioni per l'infanzia e, e per la famiglia eh, quello che adesso diamo il milione e mezzo di euro per questo progetto di vedere di trasformare un qualche aborto in una qualche adozione per superare lo scandalo di decine di migliaia di famiglie italiane che vorrebbero adottare un bambino e dall'altra parte di centinaia di migliaia e migliaia bambini che finiscono abortiti, abbiamo già finito le nostre risorse, quindi, ma adesso a parte questo discorso giusto ormai le competenze sono state spostate, eh, facevo questo esempio, abbiamo fatto con 16 milioni di euro che ci rimanevano la garanzia per i nuovi nati, abbiamo detto chiunque abbia un figlio l'anno scorso, quest'anno, il prossimo anno, può attingere a un eh, contributo bancario, un prezzo di 5.000 euro. Restituibili in cinque anni a tassi moderati garantiti dallo Stato. La restituzione la garantiamo noi. Chi è il soggetto di questa politica? Il bambino, chiunque nasce. Lì non c'è sposato, non sposato. Chi ha un bambino, e poiché avere un bambino comporta spese, può ricorrere a questo aiuto che va verso una politica di natalità per combattere la denatalità. Viceversa, stiamo tentando di fare un'altra cosa. Che riguarda eh, una segnalazione fatta da una delle associazioni del Forum, quella delle vedove. Perché in Italia, chi ha la sfortuna di morire, magari avendo anche un figlio o due figli, senza aver versato per cinque anni continuativi, viene liquidato con circa 900 euro una tantum e basta. Quindi i superstiti e il figlio o hanno un contesto familiare che gli aiuta o sono alla disperazione. allora abbiamo detto, con tutte le difficoltà con l'economia, Vediamo di coprire noi quello che manca ai cinque anni per consentire al superstite e al figlio di avere poco, eh, perché adesso con il contributivo, dopo cinque anni, la versibilità è una cifra irrisoria. Ma almeno saniamo un vulnus e diciamo, diciamo: a chi? Noi abbiamo detto: diciamo a chi si sposa e che ha dei figli, che in caso. Sfortunato che capita purtroppo parecchie centinaia di volte all'anno a una persona, anche giovane, dovesse morire in maniera traumatica. Moglie e figlio non sono alla disperazione, però lì perché ho pensato a persone sposate e, dice, e chi non è sposato eh, diventa un problema perché chi è il padre? Dice, ma l'ha riconosciuto? Può avere anche riconosciuto due figlie e due donne diverse. Paghiamo due reversibilità? Cioè, nel nostro istituto mettiamo due reversibilità. È un po' come il problema, la reversibilità è stata studiata nel nostro ordinamento perché si pensava a due persone che relativamente giovani si sposavano, tutta la vita vivevano assieme, una magari faceva la casalinga, l'altra lavorava, uno moriva e, e l'altra che faceva. Ma se adesso succede, l'ottantenne sposa la badante ventenne e poi muore l'ottantenne, chi è la badante ventenne per i 60 anni, più la reversibilità, ci sono già stati i correttivi legislativi. Ma questo per dire come? come eh, l'evoluzione del costume è talmente vorticosa che dobbiamo anche pensare un attimo che cosa facciamo, attenzione, però io questo lo voglio dire anche però rispetto ad alcune cose che noi abbiamo già nel nostro paese, perché quando vedo Obama che sta tentando disperatamente forse non ce la farà di fare passare il principio dell'assistenza sanitaria gratuita, beh, noi siamo in un paese che fortunatamente negli ultimi 50 anni ha costruito un sistema per cui se un bambino nasce i genitori sanno che qualsiasi grande rischio viene coperto gratuitamente, senza spendere una lira. Sa che il sistema scolastico, diversamente da altri paesi del mondo, anche l'università, costa alla famiglia e al ragazzo un decimo di quello che lo Stato spende per garantire l'istruzione. Mentre in altri paesi uno deve spendere 30.000 euro per mandare i figli all'università. E gli ammortizzatori sociali. Quindi siamo già in un contesto in cui, fortunatamente... Abbiamo costruito un sistema che garantisce alcune cose essenziali che in altri paesi non vengono garantiti. Poi lui ha perfettamente ragione nel dire, e io sono un sostenitore di questa idea, che va profondamente ristrutturato il sistema fiscale italiano per garantire equità a chi ha questo capitale sociale, che sono i figli. Ma lì, ormai, la mia esperienza politica, che è di vari anni, sa che quando tutti ti danno ragione e non succede niente, c'è qualcosa che non va. Perché evidentemente... Anche ieri sono stato un sindacato nazionale, eh, la Confsal per esempio, vedo che su questo, da questo orecchio i sindacati non ci sentono. Non capisco perché, ma il mondo sindacale italiano combatte i costretti familiari. Che poi siano questioni tecniche, e eh, no, eh, anche ieri eh, proprio l'hanno detto nel loro documento, questa era la Confsal, ma eh, in cui loro non vogliono i costretti familiari, perché tirano fuori tutta una serie, ma le questioni tecniche eh, che più re, sono risolvibili è il principio che deve essere fatto passare. Il principio fondamentale è che chi ha più figli come tutti sanno, con lo stesso reddito sicuramente deve essere dato diversamente da chi figli non ne ha. Oh, concludo però con le cose specifiche anche per eh, ad adjuvandum, no? Sulle questioni del, proprio della conciliazione. Allora, guardate, su questo piano su questo piano intanto eh, bisogna intervenire con i servizi. L lo sforzo è stato fatto, pensate, ai gli asili nido sono stati stanziati negli ultimi tre anni la bellezza di 470 milioni di euro, di cui 400 milioni dello Stato, che fanno circa mille miliardi di lire. Adesso stiamo monitorando, poiché questi soldi vengono trasferiti alle regioni tutti gli anni, dal 2007 in avanti, come sono stati spesi, che realizzazioni sono fatte, perché anche lì l'Italia è fatta in maniera tale che da qualche parte sono stati spesi bene, da altre parti magari non sono stati ancora spesi, ma lo sforzo economico per arrivare a corrispondere agli obiettivi europei sugli asili nido sono in corso, come il progetto che abbiamo lanciato, abbiamo proposto a Brunette, Brunetta sveltamente ha preso al volo quello degli asili nella pubblica amministrazione, noi anche lì gli ultimi risorsi che avevamo, se non erro 16, quanti sono? 18 milioni di euro, li abbiamo messi, qualcosa ci ha messo le pari opportunità, poi ci andranno una parte dei risparmi di dell rilanziamento dell'età pensionabile delle donne per un piano straordinario di asili nido in tutte le pubbliche amministrazioni su il territorio nazionale, una, una quota della quale sarà già destinato ai dipendenti privati non statali e che permetteranno comunque di liberare posti negli asili nido nel momento in cui si, fa, si dà una risposta ma subito immediata a questo tipo di esigenza nella consapevolezza però di una complessità di un sistema, è stato detto da più parti che vede una patria degli italiani volere che si rinido ma una patria degli italiani non volere assolutamente che si rinido e volere invece eh, tenere il bambino nell'ambito di una situazione familiare in cui i parenti, i nonni la mamma se non lavora sono in grado di dare una risposta più articolata sulla quale giustamente si stanno muovendo anche le regioni però vedete eh, parlo della, della legge 53 che fra le altre cose eh, è stata sempre aumentata, come siamo partiti dal 2001 con 432 mila euro, poi 3 milioni, 2 milioni, 3 milioni, 6 milioni, quest'anno sono 15 milioni, l'anno scorso erano 13 milioni di euro, però sono rimasti dei residui perché le domande presentate per attingere a questi fondi sono state in numero minore di quelle dei fondi disponibili per coprire i progetti. Poi, man mano che si è diffusa la conoscenza di questo strumento, le domande aumentano. Però siamo chiari: se anche venissero finanziati 100, 200, 400, 500, 1000 progetti di buone pratiche di conciliazione davanti alle centinaia di migliaia di aziende italiane, sono sempre elementi che devo dire di esempio, ma che non risolvono il problema, che invece va risolto eh, da un punto di vista. Proprio culturale e di relazione sindacale. Perché guardate, io uno c'ha sempre le pensate intelligenti, dico: arrivo, scopro l'acqua calda e dico: allora che facciamo per quanto riguarda uomo-donna, il fatto dell'occupazione? Poiché tutti mi dicono, da inesperto pensavo, che assumere una donna per un imprenditore è molto più oneroso che assumere un uomo. Perché le donne hanno la maternità, eccetera, eccetera, dico facciamo un sistema di riparametrazione dei costi sociali di modo che mettiamo tutti in un coacervo e che se un imprenditore assume una donna o assume un uomo, nel eh, periodo della vita lavorativa dell'uomo o della donna, gli oneri siano esattamente uguali e mi hanno risposto è già così. È già così. Perché non è il problema dell'onere sul lavoratore, il problema è organizzativo. Se tu in un ufficio lo Stato è diverso, hai dieci magistrati donne e ti rimangono tutti dieci incinta. Voi capite che il problema non è economico. E se in un'azienda hai tre o quattro donne lavoratrici che hanno funzioni essenziali che rimangono incinta, non è che chi le sostituisce possa sempre essere in grado di svolgere determinate funzioni. Adesso lì c'è il problema, per esempio, delle professioniste: chi fa l'avvocato, chi fa la commercialista e rimane incinta, è difficile pensare che in quel periodo qualcuno la possa sostituire efficacemente in un ruolo dove c'è l'intuito su e la conoscenza personale del professionista. Quindi non è soltanto una questione di tipo economico, è la questione, è stato più volte detto questa mattina, che l'imprenditore intelligente sa che vive nel contesto di un paese che si chiama Italia, che ha un problema drammatico di natalità, un problema drammatico di invecchiamento della popolazione un problema drammatico di integrazione di estracomunitari che possono essere integrati soltanto se rimarranno gli italiani in prospettiva se no non integriamo nessuno per mancanza di coesione sociale all'interno della quale gli emigrati si possono eh, integrare e un imprenditore intelligente sa che quando una sua dipendente affronta una maternità, costruisce il futuro per l'imprenditore, per i suoi figli per la sua azienda, permettendogli di vivere e di lavorare in un'Italia che può avere non soltanto i benefici interni all'azienda. Questo è stato sottolineato ed è assolutamente vero. L'azienda comunità di lavoro della Centesimus Annus e della Labora Mercensis è una grande intuizione: comunità di lavoro in cui tutti si sentono parte di un progetto comune di lavoro e di impegno, ma anche in cui si fanno carico a vicenda del fatto che il lavoratore ha una famiglia con tutte quelle buone pratiche che sono state scritte in questi dieci impegni non c'è solo il bene interno dell'azienda c'è anche la preoccupazione del mondo sindacale e del mondo imprenditoriale di come sarà l'Italia fra vent'anni, perché guardate che se continua così l'Italia fra vent'anni sarà un paese in cui gli italiani saranno in minoranza e dove chi viene da altri paesi sarà in maggioranza con una difficoltà terribile che altri paesi europei stanno già affrontando di un'integrazione, eh. parlavamo di radici cristiane, ne parliamo oggi, ma già in tante scuole italiane, io quando sono andato a Modena a trovare i bambini della Ceccarelli, dove l'82% dei bambini è estracomunitario, due anni fa sotto Natale, che volete parlare di Natale quando l'82% dei bambini non ha mai sentito parlare? Difficile integrare e creare anche situazioni che possono in qualche modo fare diventare gli altri all'interno di una cultura, di un modo di pensare su questioni fondamentali come le nostre. Quindi queste cose lo Stato, le regioni, i comuni possono dare il giro di manovella, possono dare delle indicazioni, possono finanziare delle progettualità, ma se non c'è questa cultura diffusa sul valore sociale della maternità e della possibilità per la donna di lavorare e di essere nel contempo madre e di seguirsi nella famiglia. Allora, tutte queste sperimentazioni rischiano di essere fine a se stesse. Quindi, eh, ho sentito che c'è eh, da parte del, del welfare una coincidenza e un'identità di, di, un di fedute rispetto a questi dieci impegni, rimane sempre, ecco l'ultima cosa che dico, vera e reale, il dato economico. Che guardate, non è indifferente perché se ci fossero disponibilità illimitate, eh, quando si indicano le vie migliori per raggiungere determinati risultati, tutti non possono che essere d'accordo, perché è talmente scontato che se ci fossero più soldi per la sanità, per la ricerca scientifica, per le infrastrutture, per le forze armate, per le forze di polizia, per il mio servizio civile nazionale, che chiedo 24 milioni di euro per non chiudere baracche e per consentire a decine di migliaia di giovani di fare questa esperienza di servizio agli altri e via 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 così di seguito, dico, se ci fossero queste risorse qualunque governo e qualunque maggioranza sarebbe ben lieto di investirle. Purtroppo c'è stata una recessione. Tremonti potrà essere qualche volta antipatizzante, però tutte le volte porta degli argomenti solidissimi sul fatto che i conti devono rimanere in ordine visto il bilancio che abbiamo, il deficit pubblico che abbiamo, gli impegni che abbiamo con l'Europa e la necessità che il sistema rimanga credibile se vogliamo pensare a uno sviluppo economico e una ripresa che ci consente di finanziare alcune di queste politiche. Quindi, come ho detto e concludo, sul piano della famiglia del professor Donati faremo in autunno questo grande convegno, però sia nel piano per l'infanzia sia nel piano della famiglia bisognerà stare molto attenti a dire quello che potrebbe essere il migliore dei mondi in cui possiamo vivere ma stare anche molto attenti nel definire quali risorse sono spendibili per quale politica, facendo delle priorità e arrivando a finanziare l'essenziale e rimandando a un periodo di vacche più grasse altre cose che sono importanti da fare ma che devono essere inserite in un quadro di eh, compatibilità complessiva del sistema. Beh, Qualche ragionamento dovremmo poi farlo dopo, dopo questa, questa eh, quest occasione. Mi pare che ci rimanga la consapevolezza che la questione famiglia lavoro non è una delle tante questioni attorno a cui ragionare ma rimane come dire una questione snodo perché attorno ad essa si, si raccoglie il sistema paese, attorno ad essa si intercettano tutte le responsabilità. Mi pare che da questo convegno regionale ed europeo venga fuori un segnale molto forte a livello nazionale e ci rimane un grosso lavoro da fare per tutti. Quindi eh, chiudendo questa tavola rotonda mi pare di dover chiudere anche il convegno. E ringrazio ancora davvero chi ha avuto l'intuizione di lanciare quest'idea e credo che le stesse persone, le stesse organizzazioni si ritroveranno ancora a dover fare i conti. Certo, usciamo anche con la consapevolezza che il nostro sistema di welfare non è depresso perché c'è troppa famiglia, il nostro sistema di welfare è depresso perché ha lavorato poco considerando la famiglia come un partner e come una risorsa, e quindi questo mi permetto di rilanciarlo come punto qualificante di tutte le politiche con cui ci confronteremo. Buone pratiche a tutti!